Oh, compa, benvenuto al sesto episodio di Ben Cafè Club, la nuovissima serie YouTube che ti farà scoprire puntata dopo puntata le band che calcano i palchi del panorama musicale palermitano. Sapete quanto adoro i musicisti, ma ancora di più chi va ai concerti e a fine serata... Oh, compa, sei stato bravissimo, veramente bravissimo, che un mostro! Una curiosità, ma perché sta chitarra a quattro corde? Probabilmente è un ukulele gigante. Ma chi siamo noi per dirlo? Caffettino caldo caldo, comodo comodo, e ci vediamo dopo la sigla. Questo è Ben Cafè Club. Confermo, questo è BCC e io sono Roberto Alaimo. L'ospite che oggi presenterà la band è lo youtuber più vegano e il vegano più imbruttito di tutti. Giorgio Immesi. Giorgio, come stai? Molto bene, grazie. E questo è proprio un bel posticino. Non ti seccherai mica se ho mangiato quello splendido esemplare di Zelkova Sicula all'ingresso. Aveva un aspettino molto interessante e molto invitante. Delicious. Ormai, vabbè, Giorgio, vai con la band di oggi. La band? La mega band, vorrei dire. Si tratta di Vulcon, il tributo palermitano a U2. Wow, e dove ha avuto luogo l'incontro con i ragazzi? I Vulcon si sono appoggiati alla sala prove officine musicali di Palermo, una sala che si trova in zona fiera del Mediterraneo, quasi ai piedi di Monte Pellegrino. E a tal proposito voglio ringraziare il proprietario delle officine musicali per la sua gentilezza e per essersi messo a disposizione registrando il video dei Vulcon praticamente da un'altra angolazione. Veramente grazie mille, Ivano. Compà, ti presento i Vulcon. Stasera siamo con i Vulcon, non so se vi dice qualcosa questo nome. No. Io penso proprio di sì. Meglio di no. Perché è un nome che si riferisce a un brano della band che ripercorrono questi ragazzi qui. Ok, ma siccome io già ho parlato tantissimo... Stai zitto! Vi facciamo parlare. I ragazzi si presenteranno, ci diranno cosa suonano. Ciao, io sono Piero Sciortino e sono il batterista dei Vulcon. Ciao a tutti, io sono Maurizio Sparacello e sono il cantante della band. Ciao a tutti, sono Claudio Cessari e suono le chitarre. Ciao, io sono Alessandro Citrano e sono l'autista della band, il bassista della band. Perfetto, mi puoi riprendere perché per far vedere come quanto devo sudare io per fare un'intervista. Ok, spero che tu non dici altro per stasera. Ok ragazzi, Vulcon, quindi l'ho detta giusta, che voi siete il tributo ai U2, sì. O a U2, come si dice? Wallows. Questa band come nasce? Allora, nasce la bellezza di 10 anni fa. 10 anni fa, diciamo che mi contattano questi mascalzoni. Tutti mascalzoni! E io, se avessi saputo tanto, non avrei risposto al telefono. No, scherzo. 10 anni fa, insomma, mi contattano, loro già si conoscevano, io non li conoscevo. Sì, anche lui, anche là il bassista autista, diciamo. Tutta colpa sua, è partito da lui. C'è stata un'empatia immediata, dico, al di là dell'aspetto musicale, anche per quanto riguarda l'aspetto umano, che devo dire che se da 10 anni che suoniamo insieme, evidentemente, diciamo, l'empatia continua. Oggi portare una realtà musicale di una band, di un gruppo, non è semplice, perché al primo problema subito la band si scioglie, alla prima discussione la band subito, la prima cosa che pensa è quella: vabbè, andate a fare in culo, me ne vado a fare un'altra, eccetera. Ma andate a far culo! Grazie a loro ho questa bellissima valvola di sfogo che mi permette di fare qualcosa di bello, quindi grazie ragazzi. Da fare in culo. Tornando un attimino seri, ma proprio un attimo, perché poi troppo storto. Non faccia lo spiritoso. Abbiamo fatto tanti palchi, abbiamo fatto tante belle situazioni in giro per la nostra bella Sicilia, e devo dire che la musica comunque ti fa crescere, perché passi tanto tempo insieme, perché macini tanti chilometri, perché fai tanti sacrifici, sì, perché fai tanti sacrifici, però questi sacrifici vengono sicuramente ripagati, perché nel momento in cui fai una cosa che ti piace fare e vedi che comunque viene apprezzato, evidentemente, diciamo, il sacrificio viene comunque ripagato. Sin dall'inizio della nostra prima
prima serata abbiamo avuto già subito un seguito. Hanno creato una sorta di fan club che, quando lo dico, un pochettino mi emoziona e lo voglio ringraziare. E loro sanno benissimo che sono importantissimi per noi, anche perché ogni serata loro riescono a trasformarle in un vero e proprio concerto. Questa è una famiglia, come diceva Alessandro, che man mano nel tempo è cresciuta. Cioè, noi abbiamo persone che dalla prima serata, proprio la serata zero, la classica serata zero, li abbiamo conosciuti lì, e da quel momento non ci hanno più mollato, ed è diventata poi ovviamente anche un'amicizia, si è trasformata in amicizia, si è trasformata in tanti momenti di condivisione. Siamo una famiglia, diciamo, allargata, per così dire, musicalmente parlando, e quindi, diciamo, li vogliamo ringraziare pubblicamente. Sì. Grazie. Grazie. La scaletta solitamente come la fate muovere? In base all'album oppure libera? Libera! Noi abbiamo un repertorio molto vasto, abbiamo circa 50 brani in repertorio. Che ovviamente sono impossibili da seguire durante un live, per cui cerchiamo sempre di far girare un po' tutti i brani. E poi comunque ci sono dei brani che, anche se non volessi fare, diciamo, nel momento in cui ti esibisci arrivano sempre le richieste, per cui brani come One, brani come Pride, brani come Sunday Bloody Sundays, non puoi non farli perché comunque te li richiedo. Quindi diciamo che la scaletta la facciamo noi, ma poi la fa anche il pubblico. Come ogni anno in questo periodo cominciamo a programmare quella che è la stagione estiva, e ci saranno delle cose interessanti. Una di queste è il prossimo mese d'aprile, saremo al Teatro Golden, ci sarà anche Paolo Vallesi, siamo noi sul palco, insomma seguiteci, non possiamo svelarvi tutto, quindi seguiteci in modo tale che rimarrete informati su tutte le prossime news. Io vedo che voi siete quattro, quindi comunque c'è un musicista trasparente. Utilizzate sequenze appunto per sopperire a questa mancanza fisica? No, più che una mancanza, è una, diciamo, abbellimento, è una cosa in più a cui non ero personalmente abituato. Inizialmente, quando Maurizio l'aveva proposto, ero un po' scettico perché non ero abituato al click, non ero abituato alle sequenze, mi sembrava una sorta di cosa irrealizzabile. Invece devo dire che negli anni è stata un'esperienza bella. Bella! Io volevo aggiungere una cosa, che secondo me le sequenze, oltre che comunque, come diceva Alessandro, ad abbellire quello che comunque poi il groove, il sound della band, a parte che noi comunque le usiamo in maniera parsimoniosa, non in tutti i brani, però ci sono alcuni brani, come per esempio Where the Streets Have No Name, che senza una sequenza, un in quell'intro, è un brano che non si può realizzare dal vivo, quindi è una cosa che comunque cerchiamo appunto di sfruttare fino al momento opportuno. Grande. Sassa Pro. Stasera quale brano ci fate sentire? Ma io che cazzo. Allora, per noi sono tutti belli, quindi decidere anche quale seguire questa sera è stato difficile. Però questa sera per voi, di Band Cafe Club, abbiamo deciso di farvi ascoltare City of Blinding Lights. E quindi spero vi piaccia. Va bene, allora andiamo a suonare per voi. Andiamo? Sì, andiamo. Ciao Claudio. Ciao. Allora, questa sera, solo questa sera, abbiamo una chitarra, che di solito ne ho quattro sul palco. Questa è una Gibson Les Paul Custom del 2006. Ho cercato appunto di replicare al più possibile la strumentazione che ha il nostro D-Age. Per il resto è abbastanza, diciamo, standard, solamente cambiati i pickup. Per quanto riguarda la pedaliera, questa è la mia ultima pedaliera, che ho acquistato circa un anno fa. È una Line 6 Pod Go, è molto versatile perché è molto leggera, quindi la porto spesso nelle situazioni live, mi trovo abbastanza bene. Vado direttamente sull'impianto. Ciao Alessandro. Ciao, questa sera ho un basso assemblato da me, ho comprato i pezzi e me lo sono assemblato, un Jaguar Pink, uso anche un Jazz del 78 e un Precision dell'82 e a volte anche un Gibson Diavoletto. Per quanto riguarda invece il suono, quasi sempre esce da questa pedaliera e utilizzo questo pre con un fuzz, un boost, un octave e questo pedalino che mi simula questo effetto della Tech 21, che è un bass drive. Suonando nell'impianto utilizzo un sistema in-ear, quindi ho l'ascolto in cuffia. Invece nei piccoli locali utilizzo un Mark Bass Combo. Ciao! Allora, tu ovviamente non suoni questa batteria, sono nei live, giusto? Hai quella no. Tua? Okay. Stasera siamo in una sala prove. Io ho una Yamaha K Custom,
degli anni 80, quella che usava il grande Larry. E a parte, diciamo, qualche misura, ovviamente il colore è molto uguale, un grigio sparkle. Ovviamente cerchiamo sempre di essere più fedeli possibili, non è così semplice. Suono con i ragazzi da ormai più di 10 anni e cerchiamo di dare il meglio di noi stessi. Ciao a tutti, io sono Maurizio, sono il cantante della band dei Walk-On. E allora io utilizzo per le prove, stasera siamo in sala prova, quindi per le prove questo è il mio microfono da guerra che porto sempre con me, perché è il mio secondo microfono di riserva, non si sa mai qualsiasi cosa succeda. In valigia c'è sempre il mio Sennheiser. Per quanto riguarda invece gli effetti, visto che parliamo di U2, io utilizzo una pedaliera della TC Helicon, la Voice Light Play, che mi dà la possibilità di creare da zero, a parte i suoi preset predefiniti, dei banchi di suoni, utilizzando anche delle sequenze. Ovviamente ogni singolo brano ha il suo preset con delay a tempo, reverberi d'ambiente e quant'altro. Abbiamo anche un pedale volume. Dici, ma che ci fai col pedale volume? Il cantante non è come il chitarrista, come il bassista. Invece c'è un pedale volume perché utilizzando la sequenza che manda il nostro buon Piero ma poc'anzi ha dimenticato questo piccolo passaggio perché era troppo emozionato manda le sequenze lui, ma diciamo il volume, visto che lui ha le mani impegnate, le gambe impegnate, io, diciamo, mi ritrovo a non dover suonare, a cantare semplicemente, e quindi ho la possibilità di regolare il volume di uscita delle sequenze da questo pedale. In più utilizzo questo congegnino che è spettacolare, che serve per scorrere i testi del mio iPad mentre sto cantando. Scorro, interrompo, poi vado avanti, vado indietro senza toccare praticamente nulla. Scusa un attimo, posso interrompere che c'è il nostro Claudio chitarrista che mentre io parlo mi suona la tastiera, dico, ma vi sembra normale? Ma sembrava la famiglia Adams. No, sembrava incluso nell'intervista. No, no. Sì. Si è entrato. No, vabbè, però poi la prende da questo microfono. Grazie per l'intervento. E cosa sto dicendo? Troppe cose, parlo tanto, dicono che parlo tanto anche nei live. Però sentire la canzone, recuperiamo tutto.
quanto sono bravi, veramente bravissimi. Moltissimo, veramente. E tra l'altro i walk-on sono spesso molto molto impegnati, quindi li ringrazio di cuore per essersi messi a disposizione, così come ringrazio te ovviamente per il like, ringrazio te ovviamente per il follow, per la condivisione, e grazie come sempre di esistere. Che palle! Beh, direi proprio che è stata una bella puntatina. Beh, sicuramente lascerò un commentino qui sotto per farti sapere cosa penso del format e della puntata di oggi e della band, e mi sa che un po' tutti dovremmo farlo. Bravissimo Giorgio. Compa, fai anche tu come Giorgio e lascia il tuo commento qui sotto, in modo da sapere effettivamente cosa ne pensi di questo format e cercare di migliorarlo ovviamente puntata dopo puntata. Per tutte le informazioni sia sui walk-on che sulle officine musicali trovi tutti i link in descrizione. Caro Giorgio, è stato un piacere veramente averti qui, ti ringrazio tantissimo e compa, ci vediamo al prossimo episodio di Band Cafè Club. Allora ragazzi, è stato un piacere stasera stare con voi, veramente. Grazie a te. Ti ringrazio. Ciao. Piacere nostro. E seguite Band Cafè Club. Ve lo consiglio. Okay. Anzi, ve lo consigliamo. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Dillo al fan club che siete qui stasera. Sì, okay. Sì. Ciao. 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 Ciao.